Un salotto viaggiante per andare a teatro. Da sabato 30 gennaio un servizio speciale di navette accompagnerà gratuitamente a teatro gli spettatori dei 5 spazi teatrali che fanno parte della rete cittadina Politeatro. Dal teatro Area Nord di Piscinola ai teatri Elicantropo, De Poche, Piccolo Bellini e Start del centro storico, passando per il Vomero, i Colli Aminei, la Toscanella ed altri punti della città, le navette del Polibus si potranno prenotare ad un apposito numero telefonico. Abbiamo l'opportunità con il Polibus di avvicinare la città alla periferia, il centro città alla periferia, ma soprattutto di consentire anche agli spettatori dell'area nord di Napoli, che è un'area complessa, vasta, con un potenziale pubblico, di arrivare al centro città per poter godere di spettacoli che magari al teatro Area Nord non riescono ad arrivare. E questo grazie a questa bellissima iniziativa che il Comune ha voluto sostenere, che è il Polibus. Cinque privati che con l'aiuto dell'istituzione del Comune mettono a disposizione dei mezzi. Credo che sia un evento unico nel panorama nazionale sicuramente ed è anche importante e se lo vogliamo guardare in chiave futuristica l'ipotesi che questo trasporto si allarghi e abbracci un bacino ancora più vasto di teatri e di spettatori sarebbe una cosa magnifica. Realizzato dal Comune di Napoli, il progetto Polibus è pensato non soltanto come servizio di trasporto, ma anche come occasione di dialogo culturale. Le navette saranno dei piccoli foyer dove gli spettatori si confronteranno sugli spettacoli e incontreranno attori e registi per discutere delle messe in scena e delle scelte artistiche. Il bus diventa per noi un foyer viaggiante. È interessante per noi dare allo spettatore quanti più stimoli possibili per poter socializzare e quindi fidelizzarlo al teatro. Nel foyer viaggiante avvengono performance, incontri, dibattiti, per cui è un modo per dare più valore al progetto di Politeatro che ha appunto al centro come obiettivo lo spettatore. Si chiama Polibus perché è legata alla navetta. Secondo me contiene anche la parola polis e anche la dimostrazione che non si tratta sempre solo di pensare al sovvenzionamento come la soluzione di ogni cosa, ma di mettere insieme servizi, di mettere insieme idee, perché per andare incontro al pubblico, per cercare di farlo venire, ma soprattutto non considerandolo solo un consumatore. Credo che questa esperienza del Polibus, cioè di questo foyer viaggiante, come i teatranti lo hanno chiamato, sia una cosa molto bella e interessante, che spero coinvolgerà moltissimo i nostri concittadini che amano molto il teatro e quindi hanno adesso l'occasione di poter ampliare la loro possibilità di frequentare i circuiti teatrali, includendo anche queste bellissime esperienze d'avanguardia, ricche di entusiasmo, di creatività, talenti nuovi, nuovi attori, nuovi testi, nuove scenografie, nuove messe in scena. Questa Napoli creativa, interessante, suggestiva per i nostri concittadini, ma anche, spero, per i tanti turisti colti che amano in particolare questo aspetto, questa connotazione di Napoli.